Un peccato chiudere così una stagione fantastica che però non deve segnare il ricordo di qualcosa di incredibile. No, quindi non bisognerebbe neanche dirlo, questo non segna niente, è una partita che eravamo venuti con un altro atteggiamento, ma insomma dopo 21 minuti hai preso 3 gol e la partita ha preso una piega. Non è che cambia quello che è stato un campionato, una partita, quindi dispiace perché perdere non piace mai nessuno e poi insomma con questi gol qui, però non incide assolutamente su quello che è stato il nostro campionato, quello che è stato. Credo perché per questo obiettivo, che è stato il secondo obiettivo, perché il primo l'abbiamo raggiunto con largo anticipo, credo che abbiamo buttato via, ho perso nei minuti di recupero di Roma e in casa Cludinese nei 3 minuti di recupero 4 punti, quindi lì credo che sia un po' conclusa dal punto di vista mentale questa stagione. Questa sera, ripeto, dopo 20 minuti era già ampiamente condizionata, quindi non la considero una partita del mio Verona e fa niente, è andata così. Chiudendo questa serata, tra l'altro anche un po' di sfortuna, Mimmo che si fa male nel riscaldamento, bisogna cambiare all'ultimo, si fa male anche Marquez, insomma anche un po' di sfortuna tra l'altro. Ma sì, ma dal punto di vista mentale quando non sei pronto poi può succedere di tutto, così c'è successo, però insomma poi è andato in campo una squadra che sicuramente poteva fare meglio di quello che ha fatto, però ha fatto talmente tanto che io non mi sento di dire niente per una serata storta, l'accetto e non, adesso prima pensare a recuperare, a riposare e basta. Che effetto invece ti ha fatto vedere Jorginho, rivedere Jorginho con un'altra maglia? La sua maglia qua sarà ricordo, la terrò per sempre, Giorgio. Un giocatore fantastico, anche se noi eravamo in una serata un po' così, però nella gestione della palla, delle situazioni di gioco, un giocatore che è cresciuto con noi e adesso lo troviamo da avversario. Un po' di effetto fa, però ha fatto anche stasera una buona gara e siamo contenti di averlo allenato e orgogliosi che lui sia stato con noi. L'unico vero rammarico forse di questa serata è non aver aiutato ancora una volta Luca a vincere questa classifica apocalittica. Infatti il più grande rammarico è quello lì, so che i ragazzi ci hanno provato in tante situazioni, anche Juanito quando è arrivato davanti al portiere lo ha cercato, poi dopo ha calciato, quindi il rammarico più grande è quello, perché Luca forse si meritava anche nell'ultima giornata di riuscire a fare gol, ma è una serata un po' così, un po' storta, un po' strana e va bene. Migliorare questo Verona è difficile, visto che sei tu, insomma, speriamo, quello che ci accompagnerà anche l'anno prossimo. Come si può migliorare ancora questo Verona? Ma adesso è difficile parlare, adesso dobbiamo riposare, recuperare e poi pensare, non sarà facile, però io credo che sia una nostra responsabilità provarci, ci proveremo, sicuramente non sarà facile. E comunque l'obiettivo resterà sempre quello, comunque di raggiungere una salvezza in largo anticipo come è stato quest'anno. Quindi adesso è difficile fare delle previsioni o un mercato, è troppo presto, adesso abbiamo bisogno di riposare e comunque non dimenticare che è stata una stagione fantastica, perché credo quello deve essere davanti a tutti. Tanti, 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 ancora tanti applausi per questo Verona. Cosa ti rimane dentro di questa cavalcata che è partita distantissimo, sei arrivato in Serie A, ti sei giocato la Coppa UEFA all'ultima giornata con i tuoi ragazzi, insomma qual è il ricordo più bello che ti rimane di quest'anno? Ma il ricordo più bello è, anche se oggi hai perso, i 54 punti, una salvezza in largo anticipo, poi è chiaro che un campionato lungo così, difficile così, è difficile ricordarsi, i momenti sono stati bellissimi e questi non li cancellerà mai nessuno, li cancellerà questo mese e mezzo che staremo fermi, poi dovremo ripartire, abbiamo tante cose, tante conoscenze in più, quindi mi auguro insomma di partire un po' più avanti il prossimo anno, questo non vuol dire che arriveremo. Lo vedremo, sarà un campionato difficile, però siamo tutti pronti a rimetterci in gioco perché credo sia il bello di questo sport. Questa giornata senza i nostri tifosi non cancellerà quanto loro ci hanno aiutato in questa cavalcata. Ah beh no, loro sono stati fantastici tutto il campionato e sarebbero venuti in tanti anche a Napoli se fosse stata una partita diversa. Io credo che adesso parlare di quello che è stato, sentivo prima Ventura in alti emittenti, tutto il campionato, noi non torniamo così indietro, pensiamo soltanto
con la Lazio, Roma e con l'Udinese, nei 3 minuti di recupero 4 punti, credo che, ma molto sia partito appunto da quel rigore nel finale con la Lazio, che mentalmente sia lì che con l'Udinese ha spento un po' dal punto di vista proprio mentale le energie di questa squadra. È un peccato perché questa sera saremmo stati un'altra squadra e così non è stato. Mister, la firma quando arriva allora? La firma c'è sempre stata, era soltanto dal punto di vista così... No, io non ho ancora firmato, ma non è mai stato un problema. Quando uno vuole una cosa poi lo ottiene. Luca Toni, invece, sai qualcosa quando firmerà lui? Non mi ha ancora detto niente, ma credo che non ci saranno problemi neanche per lui. L'unico rammarico è quello che non ne abbia fatto gol questa sera, poi tutto il resto non sono stati mai problemi. Insieme per riprovarci l'anno prossimo allora? Riprovare a salvarci in anticipo sicuramente, che è quello che deve essere il nostro obiettivo, non deve mai farsi prendere da tante situazioni. Poi sarà il campo, le partite a dire cosa dovremo, cosa potremo fare o cosa vorremmo fare. Mister, ci resta un po' di amaro in bocca, c'è stato un momento in cui hai creduto veramente di arrivare a sesto? Ma credo che personalmente dopo la Lazio, molto dal punto di vista mentale, delle ambizioni siano svanite lì. Poi il calcio è imprevedibile, come abbiamo visto questa sera quello che è successo a Firenze, che può succedere di tutto, quindi con l'Udinese anche con 2 punti in più potevamo ancora venire qua a fare un altro tipo di partita e invece anche con l'Udinese nel recupero abbiamo buttato via i punti, quindi si vede che doveva andare così, bisogna essere anche un po' fatalisti, bisogna anche dire che insomma che lo scorso anno eravamo ancora qua a giocare e mancavano ancora delle giornate prima della fine, quindi veniamo da un'altra categoria, credo che il nostro approccio a questa Serie A dopo tanti anni è stato splendido, come è stato splendido l'approccio dei nostri tifosi. Invece, vista con tutta probabilità, oggi è stata l'ultima di un grande talento che ha avuto la fortuna di allenare, ovvero Uomane e Turbe con la maglia del Verona. Ma questo non lo so se è stato così. Lui è un giocatore forte, fantastico, che ha fatto cose egregie, anche se questa sera, come tanti, non era la serata dal punto di vista proprio mentale una delle migliori. Non lo so quello che sarà, sicuramente è pronto per far tutto, per andare in grandi squadre, io sarei contento di allenarlo un altro anno, quindi di farlo crescere ancora, se così non lo so, questo sono discorsi che deve parlare con la società, se così fosse sarei contento, se non sarà così siamo orgogliosi di aver allenato veramente un talento incredibile.